così, devo confessare. Però... non avevo tante armi, ma quella della cucina e del buon cibo. Ma oddio, sì, qualche rivoltellina ce l'aveva, anche perché lei ha vinto quanti? Tre Sanremo ha vinto. Quanti sì, ne... sì, ho vinto tre Sanremo. Sono anche orgogliosa. Ma direi. Ecco, ma come mai... adesso la faccio arrabbiare subito. No, dai. No, ma non parlo di politica, né ora. Come mai la musica? Sono vecchio io. La musica mi pare un po'. Io non canticchio niente, non fischietto niente. Il mattino dopo, non mi ricordo niente. Mi ricordo di Cat Stevens. Non sa che cos'è? Devo dire, io lo dico, penso, ma non ne sono certa, ma penso che sia che i nostri autori giovani, questi ragazzi che sono bravissimi, hanno tralasciato la nostra musica. Noi veniamo dal melodramma, quelle belle melodie che erano anche bellissime, ma anche facili da ricordare, perché se lei canta prendi questa mano, il giorno dopo davvero rimane impressa. O un ragazzo che a me mi ha portare il pane e la può fischiettare. Oggi sono molto più difficili, perché c'è il rap, c'è questa ripetitività, e c'è questo ritmo incalzante, e poi i testi sono un po' troppo celebrali, vogliono dire cose che poi in fondo non dicono niente, perché la semplicità forse ha maggior valore in soprattutto l'acqua calda è stata scoperta, è stata scoperta anche il cavallo. Poi la melodia, io mi immagino per esempio un gruppo rap o hip hop americano che suonasse prendi questa mano zingara, prendi questa mano. Guardi che l'hanno fatto, mamma mia, vedo cosa ha fatto Iva Zanini. Estremamente melodiche, tutto si trasformano, sono bravissimi. Oh, il pronostico, chi lo vince sto festival? Ma qua se ne dicono di tutti i colori, secondo me non c'è la canzone proprio che prevale su tutte le altre. Si parla di Renga, che è molto carino, molto bella la canzone, si parla di Noemi, di Arisa, e vabbè dai, uno secondo è me uno di questi, è uno di questi, per forza. Ce la fa Renzi a fare il governo sabato? Che arriva lì con come Sanremo, Ce la fa, ma sicuramente. Per forza. Lui ha una grinta. È una grinta, boicottaggio. Boicottaggio, boicottano Renzi. Però la Zanicchi, devo dire... Sì. Politica a parte, eccetera, è simpatica. Ogni domenica la fa Turtlane, Kaplan, i tortelli di zucca, i tortelli Iva, con erbette. Invitaci! Bisogna andare a mangiare a casa tu, sua. Nei nostri giri gastronomici. Assolutamente, facciamo un Zanicchi tour. Zanicchi tour. Prende questa mano, zingara, collegamento dal palazzetto del ghiaccio di dove Sochi. Abbiamo visto sentiamo. Dare una noi non sappiamo niente premente di questa roba. No, però. Allora, Iva? Iva Zanicchi c'è? Ci sente? No, Iva, non ho buttato sul telefono, no, il contagio di Renzi, sta parlando bene di Renzi e Zacchete. Sto dicendo che Renzi sicuramente riuscirà sabato, darà la squadra, i nomi, va bene, che comporranno la sua squadra, ma io voglio dire che Renzi è un ragazzo, io ho sempre parlato benissimo di Renzi, mi ricordo un anno fa, in tempi non sospetti, quando dissi che tutte le donne del PDL erano innamorate di Renzi, apriti cielo, è veramente diffuso, telefonati, ma pensa per te, ma come oggi. Mi piace. Per Renzi, anche se Renzi deve sicuramente guardare con occhio più che benevole a Berlusconi, perché avrà un avversario onesto, leale, e poi è un uomo buono, per cui darà dei buoni consigli. Un uomo buono, lo zio Silvio, lo zio buono. Ma a lei come grande signora, è accettabile, da lei tutto. Ma lei come signora, come grande donna di spettacolo, che come giudica un uomo di spettacolo come Grillo? Le piace? Farebbe da sua produttrice? Cioè, secondo me è uno spettacolo giusto quello che sta mettendo in scena? No, intanto l'unica cosa che ha fatto, devo dire, che si è comportato bene all'Ariston, poi fuori ha detto quel che doveva dire, ma è naturale, è normale, ha fatto un comizio, però dentro il teatro che tutti si aspettavano chissà quale reazione o quale, no, si è comportato benissimo, perché in fondo lui è un uomo di spettacolo, ha rispetto del teatro e di chi ci lavora. Lui è straordinario come attore, come comico, lo sappiamo, ed è quello che lui è riuscito a fare, è un miracolo, forse ancora più miracoloso di quello che aveva fatto Berlusconi nel 94. Ragazzi, questi sì hanno il 22-23%, è un trascinatore, però secondo me sta sbagliando, forse avrà dei consiglieri, perché non credo che faccia tutto da solo, non lo consigliano bene, perché sapete, parlare male e dire nelle piazze che è tutto sbagliato, che è tutto da rifare, come diceva Bartali, come diceva Bartali, è troppo facile, sì, deve anche poi fare.
lei ha detto una cosa molto giusta, la diceva prima anche Michele Serra, uno degli autori del festival, che forse Grillo, entrando all'Ariston, teatro dove lui aveva recitato, perché era stato, forse ha sentito questa, da uomo di spettacolo ha detto no, non si può andare a rovinare lo spettacolo degli altri, perché bisogna rispettare comunque il lavoro di chi fa spettacolo. Ma secondo lei Fazio, che si è arrabbiato oggi, è troppo buonista, è troppo volemose bene, dovrebbe essere più cattivo o no? Fazio? Sì, Fazio, Fabio Fazio. Si è arrabbiato oggi? Ha detto mi avete rotto le palle con questa storia del buonismo. Lo chiamano buonista, ha detto mi sono rotto le palle. Mi sono rotto le palle con questa storia. Ma meno male, doveva rompersele già da tempo. Vabbè, ma poi non andava a Sanremo. Lui è un buonino, secondo me è un finto buonino. Furbacchione, scusi. Furbacchione. È più furbo di una volpe quello lì, guarda. La volpe di Ligonchio, la volpe di Ligonchio. Anche io sono l'Aquila, ma la volpe di Savona, perché di Savona. Iva Zanicchi. Lui è la volpe di Savona. La volpe di Savona. La lasciamo, allora, grazie, via Sanremo, buon lavoro con tutti i programmi Rai. Grazie, 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 graz